se ne immaginava l'anno scorso che eravamo a trovare il centro, no, il centro storico, il centro del paese. Nessuno deve restare solo. È stata questa la stella polare che ha guidato l'amministrazione comunale di Mesagne nell'attivare servizi gratuiti alle persone privi di un'adeguata rete familiare. Anziani, famiglie con problemi di disabilità o semplicemente mesagnesi che per ragione di salute o altre cause non possono spostarsi dalle proprie abitazioni. Queste persone possono contare sull'aiuto di angeli senza ali che con impegno ogni giorno dall'inizio dell'emergenza si dedicano a loro. Buongiorno 25, com'è la situazione? Già fatto, lo mandiamo già la vostra scheda, no? Parte delle richieste sono persone anziane, abbiamo anche qualche disabile, abbiamo che evita di uscire di casa, quindi abbiamo definito un negozio dove più o meno troviamo tutto. Qualora non dovessimo trovare qualche cosa, ci spostiamo su un altro supermercato. Anche noi abbiamo le nostre paure, però non ci affaziamo e prestiamo questo servizio assolutamente in maniera gratuita per la comunità. Avevo 15 anni quando ho iniziato a fare questa attività e di man mano è stato sempre un crescendo. Per me questo qua è stato, quando io mi sono iscritto a 15 anni, è stato il mio regalo di compleanno. Giornalmente noi facciamo per il comune di Mesagne il trasporto farmaci, per cui tutti coloro, soprattutto gli anziani o coloro che non si possono spostare, gli facciamo reperire il farmaco. In effetti abbiamo dei tempi estremamente celeri, estremamente ridotti. Un altro servizio che abbiamo aggiunto è aiutare Don Pietro nell'impresa che ogni giorno diventa sempre più onerosa e soprattutto impegnativa, di servire i pasti a coloro che non lo possono avere, che ne hanno bisogno. Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica. Che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, ognuno i suoi diritti, ognuno la sua schiena, per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio.